cavaliere Goffredo, comandante dei crociati, affida al prode Rinaldo il compito di conquistare Gerusalemme, offrendogli in cambio la mano della figlia Almirena, della quale il nostro eroe è da tempo innamorato. La fanciulla, a sua volta infatuata dell'aitante guerriero, sostiene con eccitazione la temeraria impresa. Sopraggiunge in gran pompa il re nemico Argante, che propone una tregua di 3 giorni che Goffredo accetta immediatamente. Mentre Argante è immerso solitario nei suoi pensieri, appare come una furia la maga Armida, sua amante, che lo rassicura promettendogli di rapire e neutralizzare Rinaldo per facilitare la vittoria dell'esercito pagano. La perfida fattucchiera si reca nel giardino dove Rinaldo e la sua bella stanno amoreggiando. Con l'aiuto delle sue furie rapisce Almirena, lasciando il nostro campione basito e disperato. Ripresosi dallo sconcerto, il paladino cristiano, furibondo come non mai, chiede aiuto a Goffredo. Egli gli propone di partire insieme alla ricerca di un mago eremita che ha fama di avere grandi poteri e portentose virtù. I due partono quindi via mare, dove vengono presto ammaliati e irretiti dal canto delle sirene, che convincono Rinaldo a seguirle alla ricerca dell'amata. Intanto, Almirena, prigioniera nel palazzo di Armida, riceve attenzioni poco garbate da parte di Argante. A sua volta, la strega Armida, catturato Rinaldo, ha un improvviso colpo di fulmine per il nostro eroe. Nonostante gli svariati tentativi di Armida, che con la magia prende le sembianze di Almirena, Rinaldo rifiuta sdegnosamente le sue avance e riesce a fuggire. Sopraggiunge Argante, che trova la satanica donna ancora nelle sembianze di Almirena e riprende mellifluamente il suo tentativo di seduzione, scatenando la folle gelosia della sua ex amata. Goffredo, intanto, è riuscito a trovare il famoso mago, un personaggio molto bizzarro, il quale gli consegna un bastone fatato che permetterà di rompere gli incantesimi di Armida. Quest'ultima, dopo il tremendo litigio con Argante, decide di uccidere Almirena. Si prepara quindi al folle gesto, ma interviene il coraggioso Rinaldo che sventa la minaccia. L'arrivo di Goffredo, armato della verga magica, costringe Armida a fuggire e a rifugiarsi nell'accampamento di Argante, con cui si riappacifica. Di nuovo unita, la malvagia coppia giura vendetta e si prepara a un'estrema battaglia. Le forze avversarie scendono in campo, ma Rinaldo, guidando il suo esercito e battendosi valorosamente, ottiene infine la vittoria. Argante e Armida, ormai pentiti, si convertono e Almirena e il suo ardimentoso amato possono convolare a giuste nozze. E vissero tutti felici e contenti.